Ciao ragazzi e bentornati su Langa Studios, io sono Andrea del reparto grafico e oggi vi farò vedere come digital non vuol dire solo andare a sviluppare da zero dei progetti grafici, ma molto spesso andare a fare un restyling, in questo caso un rebranding, per svecchiare l'immagine attuale di una società. Riprogettare un logo già esistente è una vera sfida, perché non solo bisogna creare un qualcosa di nuovo, ma bisogna farlo su una base non nostra e comunque mantenere la filosofia dell'azienda. Poi è chiaro, se questa attività ha un certo numero di clienti, questi clienti saranno stati abituati nel tempo a vedere un certo tipo di logo, quindi è normale che non bisognerà scostarsi troppo dall'idea iniziale. Mi sposto sull'altro schermo per farvelo vedere nel dettaglio. Quello che facciamo in questi casi è lasciar perdere queste paranoie e dar la nostra visione di come dovrà essere questo rebranding. Ecco, prendiamo ad esempio il logo di questa compagnia assicurativa che si presentava in questo modo. Non è brutto, però magari con queste linee è un po' datato. Il titolare voleva creare un design più moderno e volto all'inclusività. Analizzando il logo precedente ci siamo accorti che l'idea di fondo era senz'altro buona, ma non si prestava alla creazione di un'identità grafica e presentava un design ancorato al passato. Tuttavia, non potevamo completamente stravolgere l'immagine del cliente, quindi abbiamo ragionato nuovamente su un modello quadrato come il precedente. La nostra idea è stata quella di procedere con una linea più fine, lasciando gli angoli arrotondati e mantenendo la soluzione del numero 1 racchiusa all'interno del quadrato. Ecco qui, come potete vedere, giustamente siamo partiti da un quadrato, abbiamo smussato il tutto, poi ci siamo creati un quadrato nuovo e siamo andati a sottrarlo alla forma sottostante. Beh, il risultato, come vedete, non è niente male. Per evidenziarlo poi abbiamo rotto la forma in alto e dopo ci siamo dedicati al colore. Siccome l'idea iniziale del cliente era quello di rimanere con il suo blu elegante e l'azzurrino, allora abbiamo pensato di realizzare una forma che potesse essere adatta a diversi tipi di applicazioni. Insomma, che potesse andar bene bianca, nera, ma soprattutto che potesse rappresentare quell'ideale di inclusività che il cliente voleva far trasparire da questo intervento. Ecco, come potete notare, qui abbiamo inserito la sfumatura dell'arcobaleno, che è nel simbolo principale. Giocando poi con i colori blu e azzurrino e con la forma del nuovo logo, abbiamo poi creato una linea comunicativa, dove linea è proprio il termine giusto, poiché abbiamo mantenuto un design minimal che si è riflettuto anche nelle proposte grafiche che sono state presentate poi alla committenza. Trattandosi di una compagnia assicurativa, abbiamo pensato bene che il discorso cartaceo era da ribrandizzare totalmente. Come abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto mostrando al cliente dei mock-up personalizzati. Ecco, ad esempio, qui è stato presentato all'assicurazione il logo applicato dei biglietti da visita, qua ad esempio è stato applicato a dei quaderni, a delle cartelline, a dei calendari da scrivania e l'ultimo anche per una comunicazione social con header e template per i post.